Patrizia Ferrarini, lei è stata presidente negli anni scorsi della Strada Reale, è un'albergatrice e si è lavorato tanto in questi anni proprio sul settore alberghiero, si è fatta formazione ma si è anche spiegato agli operatori che devono essere un po' gli ambasciatori del loro territorio. Indubbiamente quella della formazione è stata una delle attività che appena è nata la strada già circa 15 anni fa è stata una delle prime cose che avevamo fatto, perché è importante che ovviamente che chi fa accoglienza sul territorio debba anche conoscere tutti quelli che sono i prodotti che il territorio può offrire. Quindi noi lavoravamo prettamente sul mondo del vino e quindi il primo accompagnamento che avevamo fatto era stato proprio appunto prepararci tecnicamente a questo. Anche se devo dire che nel corso degli anni io ho avuto modo di seguire da sempre le persone che si sono avvicinate come operatori turistici alla strada, ogni operatore è una persona che vive il suo territorio non solo perché magari c'è nato o perché ci opera da molto tempo, ma perché ha molta passione per il suo territorio e vuole trasmetterlo al turista che da noi viene in visita. Ho sempre notato che la passione è una delle particolarità più importanti che hanno avuto sempre i soci della Strada Reale. Ecco, l'albergatore, il ristoratore diventa ambasciatore del suo territorio, quindi deve avere un legame poi con i produttori locali. Si creano dei legami che durano nel tempo. Indubbiamente, poi ognuno sceglie, diciamo, le sue preferenze o che, però ognuno di noi quando fa le scelte commerciali per la sua azienda è sempre legato al fatto di far lavorare un operatore che sia socio della strada. Questa è una condizione sine qua non. E noi abbiamo veramente capito anche nel tempo che questo progetto della strada è molto legato a una clientela individuale, quindi a quello che vogliamo, possiamo definire come turismo lento, ecco, adesso. E questo è molto bello perché siccome noi abbiamo tante piccole realtà, anche come dei bed and breakfast, delle case vacanze sparse sul territorio, rende accessibile vivere e conoscere il territorio ovunque, anche dove non ci sono strutture alberghiere come quali per esempio quelle che rappresento io personalmente. Ecco, questo è molto importante.